Mercoledì 20 dicembre, buona giornata a tutti, anche al segno zodiacale del Capricorno, che io trovo molto indaffarato. Attenzione, avere due stelle non vuol dire che le cose non funzionano, ma vuol dire che evidentemente ci sono talmente tante questioni da mettere in chiaro. Poi voi Capricorno vi portate anche i compiti a casa, eh? Quando c'è da completare un progetto, quando c'è da fare una cosa, vi preparate non solo in ufficio o comunque nell'ambito sociale, portate con voi qualche preoccupazione e magari in questi giorni state anche cercando di arrivare al Natale liberi da qualche tensione di troppo. Molti Capricorno hanno talmente tanti progetti per la casa, per la famiglia, in vista del 2024, che arrivano alle vacanze di Natale un po' non afflitti, ma preoccupati. Ecco, io vorrei che voi guardaste con ottimismo il prossimo anno, poi vi spiego meglio il 27, però avremo Giove, Saturno, molti pianeti attivi, in particolare tra gennaio e febbraio, quindi tutto quello che avete in mente, se fatto con il giusto criterio, potrà essere raggiungibile. Oggi vi trovo un po' sottotono per una luna contrastata e contrastante, quindi forse la furia di far troppo, la fretta, può essere cattiva consigliera. E così anche il segno del Cancro si trova in una condizione molto particolare, perché ci sono delle sensazioni nuove, la giornata non fa tendenza, una rondine non fa primavera, si dice, ecco, un po' così potrei dirlo per l'oroscopo giornaliero. L'oroscopo del giorno non equivale a quello della settimana, del mese, quindi se anche oggi vi sentite un po' giù di cordo, magari siete un po' tesi, guardate il futuro con ottimismo, tanto più che dal punto di vista relazionale, emozionale, avremo delle giornate molto importanti e io spero che ci sia la persona migliore al vostro fianco. Bando alla gelosia, perché tra oggi e domani potrebbe essere fonte di polemiche, così anche sul lavoro, attenzione a persone che magari possono essere polemiche con voi. Il 3 stelle le do al segno zodiacale dei Gemelli. Recupero rispetto a ieri, oggi non abbiamo più la luna contraria, diciamo così, però ve ne hanno fatte di tutti i colori, oppure in questo momento avete una grande necessità di liberarvi di un peso, difendervi da un'accusa, cercare di superare un piccolo momento no che avete vissuto negli ultimi tempi. Ora io vi metto in guardia, sempre a livello astrologico e in maniera molto serena, ricordatevi sempre, non credete, verificate, siamo qui per divertirci con le stelle. Anticipo, avremo una Venere un po' scontrosa a fine mese e a gennaio, quindi se c'è qualcosa di cui dovete parlare, discutere anche in famiglia, siate molto chiari, perché si rischia, se non si mettono subito in ordine alcune questioni, di creare delle polemiche inutili proprio alla fine di dicembre. Per il segno zodiacale del Toro, questo è un periodo in cui bisogna capire quanto una persona sia importante. È chiaro che le interpretazioni sono diverse, quella di una Venere in opposizione. Penso alle coppie in cui uno dei due è un po' scontento perché sente che il partner manca. Penso a quelli che stanno facendo delle prove tecniche di trasmissione a livello amorosa, ovvero stanno cercando di trovare un feeling che magari non esiste, non c'è, oppure va un po' studiato, rafforzato. E anche chi è deluso, lo dicevo anche ieri, dal partner. Spero siano in pochi i Toro che vivono questa forma di delusione, perché se una persona aveva detto cambierò, non lo faccio più, mi pento, in ginocchio da te, tutte quelle canzoni, no, che conosciamo, e poi invece continua a fare come gli pare, chiaramente voi vi arrabbierete. Il segno del Leone non è che non ha, diciamo, voglia di amare, ma in questi giorni è talmente preso da tutto il resto che in qualche modo si sente forse più responsabile nei confronti degli altri a livello razionale che diciamo economico, quindi avete bisogno di ritrovare un po' di forza in voi stessi per darla anche agli altri. Cosa dire? Giove dissonante non è che secondo me negli ultimi mesi abbia portato tanti soldi, forse li ha tolti questi soldi, c'è anche chi ha speso parecchi quattrini. Siete in una fase di apprendistato, perché state provando nuove esperienze anche nel lavoro, state cercando nuovi incarichi, magari persino se avete più di 40-50 anni, non importa questo. E quindi state testando il vostro valore anche all'interno della società, di quello che state facendo, per capire cosa fare il prossimo anno. Il segno della Vergine si riorganizza al meglio.
anche per voi, l'ho detto tante volte, non lo ripeto più, che questi ultimi mesi sono stati un po' particolari, perché improvvisamente avete dovuto iniziare a pensare a cosa sarà di voi nel domani, ecco. E io vi dico, Giove e Saturno sono sempre belli, quindi abbiamo un inizio di 2024 importante, però che sia necessario cambiare riferimenti nel lavoro, forse anche stile di vita, questo è abbastanza vero. A volte è il destino che gioca un ruolo importante nella nostra esistenza e ci dice adesso devi cambiare. E in altri casi siamo proprio noi che decidiamo di non farcela più, di non voler più continuare a fare un certo tipo di percorso. Certo, le strade che vi proponete di intraprendere nel corso delle prossime settimane sono tante e dovete scegliere quella giusta, con la persona giusta al fianco è ancora meglio. Bilancia, questo periodo è importante, preludio di un 2024 che porta delle sorprese. Io il 27 vi dico tutto, però una cosa me la lascio scappare. Guardate che giugno, luglio, agosto del prossimo anno saranno mesi importanti. Avete un'idea in mente, avete voglia di consolidare un rapporto, ufficializzare una storia, innamorarvi. Dovete lavorare per tempo, anche perché, sapete, non è che le stelle ci portano a domicilio l'amore o l'occasione giusta, ma chi si prepara ottiene molto di più e voi certamente siete tra i prediletti delle stelle. Il segno zodiacale dello Scorpione è pronto ad innamorarsi di nuovo, patti chiari, amicizia lunga, perché lo Scorpione ti concede amore, però in cambio vuole fedeltà, dedizione, non vuole essere preso in giro, insomma è un segno zodiacale abbastanza attento, anche perché concede se stesso o se stessa a pochissime persone. Lo Scorpione non è quello che va a dire in giro i fatti suoi, qui ci facciamo i fatti vostri, lo Scorpione no. Lo Scorpione tende invece a incamerare segreti, addirittura quando ha un malessere lo rivela molti giorni dopo rispetto a quando è iniziato. Lo sanno molto bene anche i genitori che hanno un figlio o una figlia Scorpione. Sono degli enigmi viventi questi Scorpione. A volte si chiudono quando pensano di non essere capiti. Quindi la prima cosa che bisogna fare invece è aprirsi e sfruttare questa Venere buona anche per i contatti. Cari nati Ariete, avete visto che questa settimana è iniziata in maniera un po' strana, mentre adesso invece abbiamo delle stelle migliori. Bisogna dire che tutto quello che fate in questi giorni è importante anche in vista del futuro. E quindi non escludo grandi decisioni. Anche per voi l'estate sarà galeotta, ve lo spiegherò il 27. Sagittario, le stelle promettono amore, Venere tra qualche giorno sul vostro canale preferito e nella vostra vita. Qual è il canale preferito dal Sagittario? L'amore. L'amore può tornare, la passione, l'emozione del momento, che questa volta non sarà fuggente. Pesci, intuizioni vincenti, novità, situazioni importanti, soluzioni che possono riguardare anche il lavoro vi aspettano. Acquario, questo è un giorno importante, preludio anche di un Natale che sarà molto efficace. Tra l'altro è vero che l'amore può essere un po' lontano, ma entro la fine di dicembre tornerà e questo è molto importante. Vi abbraccio, alla prossima.